La cosa che mi piace di più di questo lavoro è stare all'aria aperta. Trovo fighissimo. La mia passione nasce fin da ragazzo e ho fatto poi tra l'altro l'agraria a Carmagnola, quindi anche lì mi ha spinto poi a passare al giardinaggio e poi al tree climbing. Il tree climbing è una tecnica di potatura che si fa con corde, quindi non c'entra niente con i cestelli, ma è una tecnica solamente di arrampicata con funi. Io lavoro molto di più con il privato, faccio appunto sia lavori in fune, quindi consolidamenti, potature, abbattimenti, che anche lavori di giardinaggio. Sono partito inizialmente con un giardiniere con cui facevo robe da terra, quindi taglio siepi, giardini da zero, prati, impianti di irrigazione, quindi tutto da terra. E quando poi ho finito la scuola mi sono dedicato poi all'arrampicata, quindi al tree climbing, con un signore che tra l'altro fa pure corsi di formazione, perché con lui sono stato un anno. È stato per me un corso alla fine gratuito a 360 gradi che mi ha aiutato ad apprendere le basi del tree climbing. E inizialmente con lui stavo a terra. Da terra io comunque osservavo, guardavo quello che lui faceva, potature, le tecniche, i movimenti più che altro, perché in pianta il problema sono i movimenti, dove mettere le mani, dove mettere i piedi. Dopo vari mesi che gli sono stato dietro, sono salito anch'io. Io penso che se uno vuole aprirsi un'attività, un minimo di sacrifici deve farli all'inizio. Per fare questo lavoro servono delle abilitazioni e si parte con un corso forestale che va dall'F1 fino all'F6 e poi ci sono gli G1 che sono i corsi invece per il tree climbing. Sono corsi gratuiti offerti dalla Regione Piemonte che servono per fare questo mestiere. Per avviare questa attività è bene rivolgersi a un professionista del settore e io sono stato aiutato dalla Camera di Commercio. Il costo per questa attività si aggira alla fine sui 5.000 euro e per le attrezzature ovviamente. Ovviamente servono le imbragature, moschettoni, corde, funi, ancoraggi, tutte le cose che servono appunto per salire sull'albero. Serve anche un'assicurazione che bisogna fare. Bisogna fare poi dei corsi per ottenere una certificazione specifica per il soccorso. Oltre ai dispositivi di protezione individuale, per legge si è sempre in due quando uno è sulla pianta, perché uno rimane a terra per la sicurezza. E tra quei costi bisogna considerare poi anche il furgone, e anche perché io mi sposto da Torino e a Cuneo, Liguria, faccio molti spostamenti durante il mio lavoro. Molto importante la comunicazione. Io faccio dei volantini, mi sono fatto anche la maglia adesso, però la migliore pubblicità è un lavoro fatto bene, il passaparola, che secondo me è la forma di comunicazione più utile e più funzionale. Nel mio settore vedo che funziona molto bene Instagram, perché è un lavoro comunque molto acrobatico, una cosa che si avvicina molto all'arrampicata, quindi attira molte persone. Ed è molto, molto visto. È molto importante parlare con i clienti, è molto importante spiegargli le potature fatte bene e le potature fatte male. Col tree climbing rispetti molto di più l'albero, perché fai dei tagli molto più giusti rispetto al cestello, perché tu operi sia internamente che esternamente. Vediamo insieme i passaggi che servono per aprire questo tipo di attività. Le attività di manutenzione del verde e di operatore forestale specializzato in tree climbing sono attività regolamentate da apposite normative nazionali e regionali che ne stabiliscono requisiti professionali e standard formativi.
Prima di partire è dunque necessario rivolgersi agli enti di riferimento per approfondire la disciplina specifica e le modalità operative per l'avvio dell'attività. Una volta verificato il possesso dei requisiti professionali richiesti, scelta la forma giuridica e il regime fiscale più adatti al progetto, si può procedere con l'iscrizione in Camera di Commercio e l'apertura della posizione previdenziale assicurativa attraverso la procedura online Comunica. In fase di iscrizione dell'attività dovrà essere indicato il nominativo del responsabile tecnico, ossia il soggetto con i requisiti professionali previsti. Se vuoi approfondire gli aspetti legati all'avvio di questa o di altra attività di impresa, puoi rivolgerti al settore Nuove Imprese della Camera di Commercio di Torino per una consulenza gratuita.